Siamo Borello che noi sentiamo avevamo tanta detto pressa. prima delle elezioni, proseguiremo dopo le elezioni. Siamo qui, le elezioni sono state una scopola piuttosto robusta, poi si può discutere chi aveva già previsto tutto esattamente, ma diciamo mediamente al di sotto delle aspettative, la mettiamo così. Io penso che noi dobbiamo ribadire che indietro non si torna, cioè che si prosegue col processo. E questo vada segnato. Perché secondo me in un'assemblea come questa bisogna uscire con delle cose chiare. Primo, indietro non si torna. Secondo, noi non siamo sufficienti. Le forze che hanno dato vita, si partì con la sinistra europea, Rifondazione, Sinistra Italiana, Partito del Sud, e poi chi si è aggregato, chi è stato aggregato, una cosa, il complesso di questa lista non è sufficiente a costruire la sinistra, perché la sinistra va costruita a questo punto, non è che noi rappresentiamo, non rappresentiamo, va costruita. E quindi l'indietro non si torna, non vuol dire e allora ci chiudiamo su di noi, ma apriamo un processo in cui coloro che hanno partecipato alla lista sono in primo luogo impegnati, ma lavoriamo ad aggregare le altre persone, gli altri compagni e compagne, organizzazioni, non organizzazioni, singoli, comitati, quello che volete, che per un motivo o per l'altro non sono stati dentro la partita elettorale, magari ti hanno votato, magari no. Non ne farei del voto alla nostra lista il discrimine sul proseguire, perché è evidente, quando prendi quei voti lì non può essere quello il discrimine. Il nostro obiettivo, come dice Arrieris, è il 35%, 40%. No, il problema non è di spararla grossa, è di avere un'idea, e di avere un'idea che andiamo oltre. Quindi io penso che noi dobbiamo, diciamo così, dire indietro non si torna, ma in qualche modo con la consapevolezza che la sinistra è fuori di sé. Cioè che bisogna fare un'operazione enorme di sforzo, di andare a parlare con quelli che non ci hanno votato, con i compagni e le compagne che non ti hanno votato, non ci hanno creduto davanti. Questo sto parlando solo del settore politico qui, che però è un pezzo rilevante. Poi secondo me c'è un pezzo sociale, che secondo me è una dinamica un po' diversa, vorrei su questo soffermarmi un minuto, perché io concordo con Corradino, con Franco Turigliato e altri che hanno detto, guardate, la sconfitta è un po' più pesante. La mia opinione è la seguente, che noi nel 2001 eravamo il principale avversario della globalizzazione neoliberista, ma non siamo passati anche per errori nostri. Che cosa è successo? Che la globalizzazione neoliberista è andata in crisi e dentro la crisi della globalizzazione neoliberista la cosa che appare agli occhi delle masse popolari dei paesi occidentali, perché di questo si tratta, Stati Uniti, Trump, larga parte dell'Europa, è che le forme di nazionalismo più o meno razzista che fanno i conti con la scarsità, cioè con uno dei nodi fondativi del neoliberismo, non ce n'è per tutti, che quelle strategie fascistoidi, nazionaliste, sono più efficaci. Quindi oggi noi siamo in una situazione drammatica di modifica di quadro radicale, per cui la sinistra è cresciuta nell'idea, come veniva citato Don Milani, che sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l'egoismo. Oggi le classi popolari italiane hanno l'impressione, giusto o sbagliata che sia, io penso che è sbagliata, ma che l'unico modo per sortirne e che non ce n'è per tutti e che quindi bisogna chiudere. E l'impressione che c'è nelle classi popolari è che o diventi un po' bastardo per difenderti o che puoi essere buono ma te la prendi in quel posto. Questo è il dramma che c'è nelle classi popolari. Per cui il problema del voto fascistoide in questo paese non è un problema dei ceti medi fascistizzati, è un problema delle classi proletarie. Questa è la difficoltà dell'Italia. Allora in questo quadro, secondo me, noi dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di tutta l'intelligenza che c'è qui, di tutta la passione, ma anche di tutta quella che c'è fuori. Io con Vumin vorrei discutere, vorrei lavorare se riusciamo a costruire un terreno di discussione, di ricerca,
di tutto, che sia effettivamente un processo che si misura con questo tema, perché io i compagni che dicono, badate, noi non possiamo risultare la cosina simpatica ma che in fondo è fuori dalla grossa battaglia, cioè se i fascisti si sconfiggono o no, è evidente che questo problema c'è. Io non sono, io sono totalmente contro ogni forma di frontismo, ma il problema politico c'è, cazzo. E nello stesso tempo è il problema dei tuoi colleghi di lavoro che votano Lega, non percependosi come fascisti, ma perché dicono finalmente questi sulle pensioni hanno fatto una cosa. Quindi, secondo me c'è questo. Qui in questo senso io dico il modo della costruzione del processo, secondo me dovrebbe permetterci di affrontare fino in fondo, non abbiamo niente da perdere. Fino in fondo i problemi che sono aperti, che sono problemi storici, non sono problemi di contingenza o di stupidità più o meno grande di quello di quell'altro dirigente, che pure ci sarà e io sono il più stupido di tutti, ma di provare a misurarsi con la dinamica vera. Sanders è in qualche modo una risposta alla crisi della globalizzazione e al nazionalismo fascistoide americano. Noi non siamo lì, siamo a monte, ma non siamo a monte in tutta Europa. E quindi abbiamo un problema di riuscire a capire. Io penso che c'è un lavoro da fare enorme. Da questo punto di vista, finisco, io penso che se fossimo d'accordo, che andiamo avanti mettendo al centro la riflessione e la capacità di apertura, cioè di essere luogo di costruzione di uno spazio politico in cui proviamo a usare tutte le intelligenze che ci sono, che in larga parte, ripeto, sono fuori di noi, allora io penso che in questo quadro possiamo dirci, allora torniamo, facciamo le assemblee sui territori, laddove nasce il circolo della sinistra, si fa il circolo della sinistra, si faccia il seminario per discutere delle elezioni e l'analisi del voto per capire meglio. Oggi non c'è tra di noi Rosario Carvelli, che è il compagno portuale candidato nelle liste della sinistra, perché sta su al porto a litigare, diciamo, sul non caricare gli ordini militari, diciamo, per usi militari, le cose che stanno sulla nostra lista. Possiamo fare un evento come lista nel giro di 10 giorni in cui, visto che c'è un pezzo di classe operaia, si chiamano i portuali di Genova, che dice, sapete che c'è? Che noi non collaboriamo con la guerra, che è un fatto di una certa rilevanza come soggettività, che la lista faccia una cosa, non la dice, noi siamo con loro, perché la sinistra è con la guerra. Io penso che noi ci potremmo dare questo e poi in autunno ci rivediamo, ma appunto con questa forte attenzione ho finito a costruire. Noi veramente questa volta non abbiamo nessun vincolo, abbiamo solo da provare a mettere tutta l'intelligenza e tutta la passione, a mettere assieme la gente a discutere e a ragionare su come si può costruire una sinistra efficace, perché questo è il punto. Grazie tanto. Thank you.